tornata con un nuovo video. Lo so, è passato un sacchissimo di tempo, ma lo so, sembra che continui a cercare scuse. In realtà questa è una scusa, non è. Vi avevo registrato, come promesso, il video quello con gli swatch della Sleek, solo che mi sono accorta che mi manca metà pezzi, quindi devo riregistrare tutti e tre gli swatches perché ovviamente. Ovviamente non riguardo, aspetto di finire tutte le registrazioni e poi mi accorgo che mancano pezzi, quindi questo mi è servito di lezione e scusatemi, adesso appena riesco vi giro quei video lì. Allora, oggi siccome sono particolarmente scherzo, oggi siccome ho un po' di tempo e sto anche bene, ho deciso di registrarvi un po' di video, quindi mi vedrete con questo sfondo e in questa bellissima tenuta casalinga in più video, molto probabilmente. Non faccio più promesse perché poi vedo che succede sempre qualcosa. Allora, in questo video vi parlerò di un video, sarà un video haul. È da un po' di tempo che non registro. Sarà un video haul su dei prodotti Avon che mi ha gentilmente inviato una ragazza che appunto è rappresentante Avon e di tantissime altre marche. E quindi ho deciso di dividervi e di farvi un paio di video, anzi saranno tre. Però uno verrà sicuramente più avanti. Allora, in uno vi parlerò di Avon, in uno vi parlerò di alcuni prodotti Chiotis, che sarebbe la marca, è una linea beauty, diciamo, che fa parte della linea Stenom, che ha prodotti per la casa conosciutissimi. E in un successivo video vi parlerò di alcuni gioielli. Allora, partiamo subito con i prodotti Avon, di cui vi dico sinceramente sono rimasta stupita in fatto di qualità. C'è solo un prodottino, un paio di prodottini che non mi hanno soddisfatta appieno, ma per il resto io ve li straconsiglio. Ovviamente troverete qui sotto nell'info box tutti i link alla pagina Facebook di questa ragazza, che se per caso avete voglia di ordinare qualcosina da Avon, qualcosina, scusate, di Avon e non avete però una rappresentante di fiducia, io vi consiglio questa ragazza appunto, perché fate l'ordine, le fate il pagamento sulle PostePay e credo si stia organizzando anche per il PayPal e vi arriva tutto direttamente a casa. Allora, parto col farvi vedere i prodotti. Allora, il trucco che io ho realizzato oggi, anche se mi sa che è un po' sfalsato dalla luce, tenete presente che io sto lavorando con la luce naturale oggi. Comunque, il trucco del viso che ho realizzato oggi è realizzato completamente con dei prodotti Avon. Il primo prodotto che vi faccio vedere è questa BB Cream, appunto di Avon, e la mia è nella colorazione Shell, che è la più chiara. Ora ve la faccio vedere. È appunto quella che indosso oggi. Adesso magari vi faccio anche uno zoom così vedete. E questa è la colorazione, appunto, che è la più chiara. Allora, cosa dirvi ragazzi di questa BB Cream? Io la adoro, ha una media coprenza, non lucida la pelle e vi dà questo effetto luminoso allucinante. Infatti dovrebbe anche, Ideal Flawless si chiama, è un balsamo di bellezza che tra l'altro ha anche una protezione SPF 15. E niente ragazzi, a me piace veramente tanto tanto, vi dà questo incarnato luminoso come potete vedere. Io non ho usato illuminanti, ho usato semplicemente questa come base e poi altri due prodotti che vi faccio vedere, e vi dà questa luce, vi regala questa luce meravigliosa, che tra l'altro io ero un po' scettica, diciamo, perché avendo io una pelle mista, una pelle grassa che tende a lucidarsi, ho detto magari avendo preso anche questa
BB cream luminosa rischio l'effetto lucido ancora di più. Invece assolutamente no, vi dà un colorito veramente sano, ragazze. Mi piace veramente tanto. Comunque io questa ve la consiglio tantissimo. L'anno scorso ho utilizzato quella della Lierac che avevo acquistato in farmacia. Questa costa molto meno e mi piace molto molto di più. Per rendervi meglio l'idea della colorazione, siccome mi sono pulita il ditino dove vi avevo fatto vedere appunto le BB cream, ve l'ho messa su un foglio bianco e questa è la colorazione, che però si uniforma benissimo al vostro incarnato e quindi su una pelle che è comunque chiara come la mia va benissimo. Poi, altro prodotto di cui vi voglio parlare sono queste, ed è la terra in perle. Ve la faccio subito vedere, questa è la sua scatolina. Ah, e scusatemi se non vi faccio vedere tutti gli scatolati, ma un po' di cose mi sono arrivate oggi, un po' di cose mi sono arrivate parecchio tempo fa, quindi certe scatoline non ci sono più. Allora, questa è appunto la terra che mi è arrivata oggi, è in questa confezione, c'è la sua spugnetta qui di protezione. Tra l'altro ha una profumazione stranissima, mi piace, ma ha una profumazione che, di fiori come. Poi io sono strana con le profumazioni. E comunque sono queste perle. Questa terra in perle che, come potete notare, ha delle perline più chiare che fungono da illuminante. Allora, io ho grosse difficoltà con le terre perché appunto ho una carnagione molto molto chiara. Questa, ragazze, guardate, vi sto dando delle opinioni assolutamente sincere. L'ho provata oggi per la prima volta. Però guardate, io adesso ho addosso questa terra e la cipria sempre in perle che vi farò vedere dopo. Non guardate queste cose che mi sono uscite, ma ci ho dato di Nutella ultimamente. E poi non ho usato correttori proprio perché volevo farvi vedere come viene l'incarnato. Cioè, non è troppo. Non. Sta benissimo. Adesso c'ho troppa luce, che fortuna. Ecco, comunque questa è la colorazione, è bellissima, non si vede tantissimo, vi dà proprio quel colorito lì sano, ragazze, che ho tanto cercato, che ho trovato con la Hoola di Benefit. E questa mi piace veramente tanto, è luminosa, invece la Hoola di Benefit, di cui appunto vi ho appena detto, è una terra matte che va bene per il contouring. Questa invece vi dà un effetto abbronzato molto naturale, non aranciato. E questa è appunto la Avon Glow, che tra l'altro mi sembra sia anche in offerta perché poi la ragazza mi ha mandato il cataloghino. E mi sembrava di averla vista in offerta. Comunque vi lascerò qui sotto nell'info box le informazioni. Altro prodotto, e appunto vi parlo della cipria, scusate, della cipria in perle. Questa è la confezione, sempre con la sua spugnetta, e queste sono le perle. È una cipria molto molto leggera, non si vede tantissimo, scusate, una cipria. È un blush molto molto leggero che non si vede tantissimo, vi dà giusto quel tocco di rosa leggerissimo. Per chi ama il blush che si vede, che si nota, questa ve la sconsiglio. Per chi invece vuole qualcosa di più sobrio, di più leggero, di più naturale, queste io ve le consiglio tantissimo. L'unica pecca è che magari non durano tantissimo, no, non hanno una lunghissima durata. Della terra non ve lo so dire perché appunto mi è arrivata oggi, l'ho provata oggi e quindi non vi so dire quanto duri. Queste sono appunto le
questo è appunto il blush in perle. E adesso vi faccio vedere un prodotto che mi ha un po' deluso. Mi ha un po' deluso piano. Mi è arrivato oggi, scusate, quindi l'ho utilizzato solamente una volta. È il mascara Infinite Eyes di Avon, appunto. Questo è il packaging, carinissimo, arancione. E ora vi faccio vedere lo scovolino. Allora, questo è lo scovolino. Come potete notare, è incurvato e ha queste tre palline che riprendono il famoso mascara Givenchy di cui tanto si sente parlare. Allora, avete visto lo scovolino? Io nell'applicarlo l'ho trovato un po' fastidioso perché ha questi aghi, diciamo, di silicone che escono, che sono un po' fastidiosi. Come potete vedere, sono belli tosti, insomma. Mi sembra che questo mascara prometta lunghezza e volume, in realtà lunghezza magari qualcosina sì, volume no. Ora vi faccio vedere. Un po', po' poco, poco, poco me le ha allungate, ma volume no. Poi io non sono un'amante. Dicevo, io non sono un amante dei mascara con lo scovolino in silicone. Ho voluto appunto provarlo per il discorso delle tre microsfere, perché prometteva appunto questo volume, questa lunghezza. Lo utilizzerò lo stesso, magari con un altro scovolino che ho, tipo quello come si chiama? Del Love Extreme di Essence, quello nero. Però sinceramente io questo non ho visto particolari risultati. Se utilizzandolo e riutilizzandolo cambierò idea, sicuramente ve lo faccio sapere, insomma, nei preferiti, nei top o flop. Comunque questo, ecco, è un prodottino che mi ha un po' delusa. Forse perché avevo grandissime aspettative, però questo non mi è piaciuto tantissimo, mentre gli altri che vi ho fatto vedere sì. E vi faccio vedere l'altro prodotto che non mi è piaciuto tanto. Ho voluto provarlo perché mi incuriosiva, però effettivamente non fa bene quello che dovrebbe fare. E vi sto parlando di questo piegaciglia fatto in questo modo, che non avevo mai visto. Ecco, non mi ricordo chi ne ha parlato ultimamente in qualche video. C'è stata una ragazza che comunque ha preso un piegaciglia così con il feltrino con questo coso qua in silicone rigido della Deborah, mi pare, e che aveva il cosino qui grosso che anche lei non si trovava bene per piegare le ciglia. Non mi ricordo chi è stata, forse deve essere stata Ely Style, mi sembra, ma non sono sicura. Comunque, ragazze, questo piegaciglia è fighissimo per la forma e tutto quanto. Poi qui c'è anche il cosino di riserva da cambiare. Però, ragazze, non mi piega le ciglia, cioè è come se non avessi fatto nulla. Infatti, aspettate che vi faccio vedere perché ho fatto le prove proprio per farvelo vedere. Se voi notate le mie occhiaie, no. Se voi notate i miei occhi, in uno ho utilizzato il piegaciglia, nell'altro no. E credo non notiate alcuna differenza. Almeno io non riesco a vederla. Ecco, non ho utilizzato neanche il correttore, proprio come potete vedere, non ho utilizzato nemmeno il correttore per le occhiaie, proprio per farvi vedere la coprenza della BB cream, perché ho utilizzato solo quella. Però così sembra che non abbia le occhiaie.
Vabbè, e comunque ecco ragazze, molto, molto faiga la cosa, molto bello il design, però non funziona. Mi dispiace, questo no, non mi piace. Bene, poi altri prodottini e questi qua ragazzi mi hanno fatto innamorare, mi hanno fatto innamorare. Allora, uno che vi faccio vedere è questo bagnoschiuma e questo sarebbe... Ah! E questo sarebbe il bagnoschiuma all'anguria da litro. Ragazze, ha una profumazione fighissima. Mamma quanto mi piacciono. Solo che, come vi dicevo nel video, buonanotte, nel video touring della casa, tra me e Manuel c'è una disputa aperta perché lui dice che sa di melone e secondo me sa di anguria. Se qualcuna di voi ragazze ce l'ha, ditemi voi cosa ne pensate, perché veramente è una guerra aperta qua. Come vedete, io questo ce l'ho da qui in luglio, da almeno 2-3 mesi, ragazze, lo utilizziamo sia io che Manuel e come vedete vi dura tantissimo. Non è che non ci laviamo perché ci laviamo tutte le sere e quindi, ragazze, vi dura tantissimo. Io amo la profumazione. Di questo non, cioè, non posso dirvi, oddio, un bagnoschiuma favoloso. È un bagnoschiuma, ragazze, cioè, come tutti i bagnoschiuma. Io non ho mai avuto problemi con un bagnoschiuma, quindi niente. Questo mi piace tantissimo. Vi posso dire che mi piace per la profumazione, vi posso dire che mi piace tantissimo per il prezzo, perché mi pare che costi 4,90 euro se non erro, adesso che è in offerta. E dentro ce n'è un litro e vi dura una vita, ragazze. E poi tra l'altro aspettate, perché no, questo ve lo devo dire, oggi che appunto mi è arrivato con il nuovo catalogo qua, c'è il hanno fatto un gusto nuovo che si chiama Apple Blossom, quindi fiori di melo, eccolo qua, e ho provato, qui c'è il cosino da provare, per sentire la profumazione, ragazze, è pazzesco. Infatti penso che quando avrò finito questo e tutti gli altri bagnoschiumi che ho a casa, ordinerò a questa ragazza questo qua sicuramente, perché mi piace tantissimo. E appunto, eccoli qua, ci sono questi qua da litro, guardate, sono da litro. C'è la profumazione appunto questa qua all'anguria che piace a me. C'è la violetta, il lilà, il giglio bianco, la fragola, il sensitive, penso sia per pelli sensibili, geranio e lavanda. E poi appunto questa qui nuova che è l'Apple Blossom e costano, ragazze, 4,90 euro all'uno. Vi metterò poi qui sotto nell'info box, adesso sento un attimino la ragazza, il link al catalogo, così vedete anche i prezzi e tutto se vi volete sfogliare online il catalogo. Vi do il link e tutto quanto. Comunque questo ragazzo è buonissimo, buonissimo, mi piace tantissimo. Vorrei, giuro, vorrei, sentite, annusate, io vorrei farvelo annusare. Ah, è buonissimo, mi fa venire le voglie. Ok, basta con questo, abbiamo detto abbastanza. Poi un altro prodotto che vi faccio vedere è questa spazzola quadrata. Io ne avevo una che ho acquistato anni fa in un negozio di parrucchieri, l'ho pagata 15 euro, questa è identica e mi sembra costi molto meno, anche se adesso. Allora, l'ho trovata, la spazzola in questione nel catalogo è questa, a pagina, non mi ricordo, pagina 29, e il costo della spazzola è di 6,95 euro scontata, altrimenti costava 11,50 ed è veramente carinissima. Mi districa bene i capelli, me li lascia belli morbidi, non me li strappa. A me piace. Chiaro, se ho i nodi grossi così, qualcosa strappa, però in normali condizioni, quali dovrebbero essere i capelli, questa mi piace tantissimo. Poi proseguo facendovi vedere questi due prodotti, ed è la crema Planet Spa e l'olio Planet Spa, è la profumazione dei fiori di loto thailandesi. Beh, ragazze, questa è una prelibatezza. È
È un po' pastosa, perché questa crema è un po' pastosa, nel senso, pur avendo la pelle secca, fa fatica ad assorbirla la pelle, però la pelle mi resta idratata tutto il giorno quando la stendo, forse perché è pastosa, forse perché è veramente tanto tanto idratante. Mi sono data anche una calmata perché non riesco mica a farvi vedere. Vediamo se zoomando. Ecco, come vedete ci ho dato dentro di brutto. È una crema che mi piace veramente tanto tanto tanto. Ci sono 200 ml, ma ne basta veramente pochissima, quindi vi dura un sacco. Se come me non ne abusate, vi dura un sacco e vi ripeto, vi lascia una profumazione fantastica tutto il giorno. Poi è chiaro, dipende da pelle a pelle. Ci sono profumi che su mia sorella, per dire, durano una settimana, su di me non si sentono e viceversa. A me piace tantissimo. Chi di voi l'ha provata può capire questa mia recensione. E vi giuro, vorrei farvi annusare questi prodotti perché sono buonissimi, hanno di quei profumi pazzeschi. Questa è la confezione, ecco, ho visto che zoomando riesco a farvi vedere meglio. Sì, quello che avete visto qua è l'ennesimo prelievo che mi hanno fatto. Chiuso parentesi, aspettate che sennò vi faccio vedere il frigo. E questo invece, ragazze, è l'olio, stessa profumazione pazzesca, è super iper idratante, è un olio. È un olio rilassante da bagno e da massaggio, quindi se il vostro uomo vi coccola con dei massaggi, cose che il mio non fa se non sotto forzatura, sotto dittatura, ecco, fatevi massaggiare, ragazze. Quest'olio risveglia i sensi. Sembra una pubblicità, quando in realtà pubblicità, credetemi, non è. Vi sto dando delle opinioni super, iper sincerissime. E dopo questo, cioè ragazze, se non mi credete, io vi giuro, vi faccio leggere i messaggi che ho mandato alla ragazza. Questo è buonissimo, infatti era pieno fino in cima, mi è arrivato oggi. E ci ho già dato dentro di brutto, ragazze. Questo è uno spray, un body oil spray al frutto della passione. E dentro, vediamo se riesco a farvelo vedere. Dentro c'ha tutte micro pagliuzze che vi fanno l'effetto wow, vi fanno proprio l'effetto wow, tutta la pelle sberluccicosa sto il sole. E il profumo, ragazze, no, cioè, adesso vediamo Manuel quando arriva a casa cosa mi dice. È paradisiaco, è buonissimo, mi sono già informata che per caso non sia una cosa che mi tolgono perché mi piace tanto tanto tanto, non è untuoso, pur essendo, è buono anche da mangiare, volendo. Vediamo se riesco a farvi vedere il riflesso sberluccicoso. Mamma ragazzi, che profumo! È buono, ben buono, buono. Tanto buono, tanto tanto buono. Questo qua, ragazze, tra l'altro, approfittatene secondo me perché è in offerta e questo l'ho visto oggi che è in offerta. Sto sfogliando il catalogino velocemente per dirvelo. Guardatelo qua, è in offerta a 3,90 euro anziché 7,50. Infatti, mi sa che devo far scorta. Eccolo qua. Mi spiace veramente di non riuscire a farvi sentire la profumazione, così riuscireste veramente a capire. È qualcosa di. Non so, questi prodotti hanno qualcosa di spettacolare come profumazione. Vi dico la verità, Avon, essendo una cosa che vendono, che si vende porta a porta, non avevo mai dato una lira, non avevo mai dato una speranza, non avevo mai acquistato nulla perché pensavo fossero i soliti prodottini.
Invece, ragazzi, io vi giuro, mi devo ricredere perché in confronto, per dirvi, Chiotis, che è del marchio appunto della Stenum, che pensavo fosse più pregiata, in realtà quella mi ha deluso di più rispetto ai prodotti Avon. E niente, ragazzi, quindi che dirvi, se spero di esservi stata utile innanzitutto, se appunto volete provare qualche prodottino, visto che comunque sono buoni prodotti ad un prezzo veramente accessibile a tutte, mi farebbe piacere se andaste a visitare la pagina di questa ragazza. Tanto ti saluto Valentina e ti ringrazio per tutte queste cose meravigliose che mi hai inviato. E andate a visitare la pagina di questa ragazza e se appunto c'è qualcosa che vi interessa, siccome è una ragazza molto disponibile, chiedetele pure che lei vi darà tutte le informazioni di cui avete bisogno e se appunto vi va di ordinare qualcosa, vi lascio qui sotto il link al catalogo, il link alla pagina appunto di Valentina, così potete fare eventualmente qualche ordine o appunto ricevere le informazioni di cui avete bisogno. Niente, con questo è tutto, penso di aver parlato come sempre a raffica e tantissimo. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!